E rieccomi, salve ragazzi, come va la giornata? Oggi qua devo andare fuori, ma guarda come sta piovendo. La pioggia in diretta vi faccio vedere, la pioggia in diretta vi posso dire che ho sballato pazzo. Comunque parliamo un po' del calcio mercato, tanto ieri ci sono stati i rinnovi di Barzagli e Buffon. Buffon, Barzagli, fine 2018. Abbiamo lavorato 2 anni la Saracinesca Buffon e la Roccia Balza. Due ottimi acquisti questi qua. Si parla tanto di acquisti Gomez, Cavani e altri calciatori forti. Vediamo quelli che possono arrivare. Intanto il rinnovo di Barzagli è una cosa buona, anche quella di Buffon è stata una grande cosa. Ma ora la Juventus vuole vincere la Champions League. Natano credo che sia obbligo vincere la Champions League, che obbligo vincere la Champions League un'altra anno, credo che sia un obbligo. Oppure fare la storia della Juve, vincere 6 scudetti consecutivi sarebbe troppo bellissimo. Già abbiamo fatto la leggenda, ne abbiamo 5 di fila quest'anno, 5 di fila, ripeto, 5 di fila, sono 5 scudetti di fila. Possiamo tentare la stessa un altro anno. E io che si prospetta Benatia arriverà di sicuro, è un ottimo giocatore. Su Cavani direi sì e no, mi piace, però percepisce troppo l'ingaggio, cioè non credo arriverà. Mi sembra prendere 10 milioni di euro, giusto? La Juve sicuramente non accetterà un guaglio così. Poi sarebbe un bell'attacco, Cavani, Dybala, Isco da centrocampo, perché per ora Marchisio rientrerà a metà ottobre, perciò si deve prendere forse un degno sostituto di Marchisio. Comunque il calcio ancora c'è il 21 di maggio, la finalissima di Coppa Italia, possiamo fare le doppiette. Doppiette 2 anni consecutivi contro il Milan, è sempre bello giocare una partita contro il Milan e soprattutto vincerla. Spero bene. Comunque ragazzi, il video lo chiudiamo qua perché ora tento di uscire anche con la pioggia. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi a questo video, lo guardo Barzagli un po' di nuovo in bianco e nero per altri 2 anni, e sta per arrivare Benatia, e credo fra Isco e Oscar uno dei due arriverà di sicuro. Ciao ragazzi.